Sapete che esiste il campione del mondo della pizza? Ebbene sì, noi siamo qui a Viale Gramsci per Freelance per parlare con il campione del mondo 2017 della pizza napoletana. Modo per raccontare il mondo della pizza, dei sapori e della tradizione. Raggiunto Angelo Ranieri all'interno della pizzeria, il neo campione del mondo 2017. Hai vinto questo premio nell'ambito di una manifestazione importante. Raccontaci di questa manifestazione e del premio che hai vinto. Allora, la manifestazione è una bella esperienza, è un campionato mondiale che si fa sul lungomare Caracciolo. Nell'ambito del Pizza Village? Sì, nell'ambito del Pizza Village si fa Pizza Village e poi c'è un altro stand di fronte gigante che si fa questo campionato mondiale, arrivano persone di tutto il mondo. Quindi tu hai partecipato per quale categoria? Ho scelto la categoria di stagione, che si scelgono i prodotti del periodo a chilometro zero. Ho fatto una bella pizza che dopo al limite me la farò anche vedere. Anzi, questa è la prima cosa che noi vogliamo vedere, perché sicuramente i nostri ascoltatori saranno incuriositi dal sapere che cosa hai portato come specialità particolare e quindi tutti gli ingredienti che tu hai scelto. Vediamo che cosa riesci a proporci. La pizza è composta da provola di tramonti, peperoncini verdi, pomodorini gialli e rossi, basilico, extravergine, all'uscita provolone del Monaco. E quindi è solo da vedere e poi da assaggiare. Questo è un impasto che si fa come vuole la tradizione, come si è sempre fatto. Uso due tipi di farina, una 0 e una 00, un blendente di farine per mantenere meglio il punto di pasta adesso che fa caldo. Questa è la pizza che ho vinto il campionato, peperoncini verdi, pomodorini gialli, pomodorini rossi, basilico abbondante che non deve mancare mai. Provola di tramonti, zone Algerola. Parmigiano. Olio extravergine. Gianni, ora la mettiamo nel forno, un forno che deve stare a una temperatura di 350 gradi per gli ingredienti che abbiamo messo sopra, no? Di più, perché sono pomodorini e, come abbiamo detto, peperoncini, e si bruciano se il forno sta più alto. Dai 3-4 minuti il tempo che sta nel forno. La inforniamo. Angelo, una tradizione che continua, una struttura bellissima quella che hai creato qui in questa zona, ma ce ne sono tante, tante altre che tu stai portando avanti.
E iniziamo proprio a parlare da questa pizza. Abbiamo visto come l'hai preparata, ma è una tradizione che continua. Nonno pizzaiolo, papà ristoratore, e tu hai continuato la tradizione vivendo la pizza a 360 gradi. Parlaci un pochettino di questa tua attività e di questa tua passione. Sì, sì, la passione mi è nata sicuramente dai miei genitori e mio nonno. Mio nonno pizzaiolo, mio padre chef. Mi ha appassionato un po' di più la pizza perché vedevo mio nonno come faceva queste cose e mi è piaciuto. Vivi molto di più la tradizione, quello che è il contatto poi reale con questo impasto particolare che create. Parliamo proprio di questo impasto. Una caratteristica che io ho notato anche nelle altre interviste che sono state fatte altre volte al tuo locale, le persone parlano di un impasto di una morbidezza incredibile e veramente piacevole al gusto. E cerchiamo di dare il massimo, mettiamo 24 ore di lievitazione, la facciamo riposare tantissimo e dopo la lavoriamo, la informiamo. Questo, diciamo, è il metodo per fare un impasto leggero, usando anche dei prodotti di alta qualità, logicamente. Questa è un'altra cosa importante. Totò Sapore, il nome del tuo locale, è sinonimo di classe, ma soprattutto di un utilizzo di materiali a livello zero, a percorso zero, ma soprattutto di grandissima qualità. Proprio per questo, diciamo, poi alla fine ho vinto questo campionato mondiale, perché ho usato tutti i prodotti a chilometro zero. Un campionato che si chiama categoria di stagione, questo campionato mondiale, e non sarà solo questa l'ultima pizza, ogni stagione inventerò una pizza nuova. Ti abbiamo visto nei giorni scorsi che abbiamo parlato che stavi provando già altre pizze con dei cornicioni particolari, ripieni, con il ragù al posto della salsa, quindi una ricerca continua da parte tua. Sì, 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 questa è una prossima pizza che a brevissimo, a giorni, uscirà e la pubblicizzeremo. È un cornicione ripieno di ricotta e polpettine, come faceva nonna, ragù napoletano. Provola di tramonti, polpettine e melanzane a funghetti, basilico e extravergine. Allora, io in questo momento sto quasi per svenire, perché l'orario è quasi quello del pranzo, ma sentire tutte queste prelibatezze veramente è una cosa importante. Dicevamo, Totò Sapore, un nome veramente particolare. Totò, il principe della comicità, come un riferimento a quello che è il mondo della napoletanità. Sapore, perché è quello che tu ricerchi nelle tue pizze. Totò è la storia, come è la storia della pizza a Napoli. I sapori che uno bisogna sapere abbinare e trasformarli e far uscire una pizza, diciamo, a livello. Allora, Angelo, sei presente con i tuoi locali non soltanto qui a Napoli, ma anche nell'internet napoletano, ma soprattutto anche in zone di mare. Raccontaci. Sì, sì, siamo in Campania, mi trovo a Napoli a Viale Gramsci, a Caserta via Gemme Bosco, a Salerno via Roma e Agropoli lungomare San Marco. Siamo nei posti centrali. E questa è la forza, stare in campagna, come ho detto prima, il nostro impasto c'ha 24 ore di lievitazione. Io lo preparo e un furgone lo distribuisce per i punti vendita. È proprio questa, la propria evidenza, che noi facciamo 24 ore di lievitazione per l'impasto. E soprattutto che è curato da te, quindi, come hai detto tu lavori in proprio, lavori con la tua idea, con la tua passione, e porta avanti quello che è il tuo discorso, la tua vera proposta. E questo, secondo me, è stato quello che il timone importante che ti ha portato poi a vincere questa manifestazione. Oltre alla pizzeria, è importante nei tuoi locali anche la ristorazione, perché, come sapevamo, tuo padre era uno chef e quindi anche questa parte viene curata nei tuoi locali. Sì, 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 sicuramente. Non solo la pizza, anzi la ristorazione da Totò Sapore è molto molto ricercata. Facciamo anche cerimonie, meeting e la spicciolata classica, che ci vengono a trovare tantissimi. Totò Sapore a Napoli credo che è un locale conosciuto. I sapori principali sono quelli di mare, quelli terra? Qual è la scelta principale per quanto riguarda Totò Sapore? Quindi piatti di mare o piatti di terra? Una scelta principale, diciamo che siamo forti, dico questa parola perché ce lo fanno credere i clienti, perché facciamo una genovese, ok, che a Napoli o in Campania addirittura, voglio esagerare, la facciamo solo noi. Questo ha detto dei clienti, facciamo una genovese spettacolare. Al di fuori di questo facciamo molte cose di mare, come il linguine a cartoccio, il risotto alla pescatora,
e la genovese di mare, e c'era molto richiesto. E allora non ci resta altro che continuare con le immagini e vedere e assaggiare tutte queste specialità che Angelo è riuscito a proporci. Angelo, un appuntamento per i prossimi incontri, ti seguiremo negli altri locali proprio per vederti in giro e come tu proponi e come offri questa grandissima tua ospitalità a tutte le persone, non soltanto napoletane, ma anche dall'estero, che ti vengono qui a trovare, come abbiamo visto in altri servizi. Un in bocca al lupo per tutta la tua passione che porti avanti. Previ, vi aspetto a voi e in tanti per degustare altre pizze e altri prodotti nuovi che inventeremo. Non darà a nessuno, ma te fatto come mastia tu fai.